10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Nel vicino 1969, l'astronauta Neil Armstrong insieme al suo equipaggio prendono parte alla missione Apollo 11 e toccano per la prima volta la superficie dell'unico satellite naturale della Terra, la Luna, a bordo del modulo lunare LEM. Nel 2019, 50 anni dopo, la Y-40, la piscina più profonda del mondo, in collaborazione con la NASA, ha riprodotto in scala 1 a 1 il modulo lunare Apollo 11, dando così la possibilità a tutti i subacquei apneisti di rivivere la sensazione di toccare la Luna in assenza di gravità. To catch unfiltered particles from the sun, to record moonquakes, to measure precisely by laser beam reflection the exact distance between moon and earth. Chi ha guardato in passato un po' i miei video sa quanto questo argomento mi affascini. Ci sono milioni di stelle, siamo nel nulla! Accendiamo la torcia così mi potete vedere un po'. Cassiopea si vede una figata. Nell'autostrada, Messico, non c'è un'anima. Che figata! Guarda come si vede bene, Lore. Oggi sono di nuovo a Y-40, ma questa volta per un motivo molto più originale. Hanno da poco montato il modulo lunare che ha permesso all'uomo di fare i primi passi sulla Luna. È in acqua e io sto per andare ad immergermi. LEM si trova a una profondità di 10 metri. L'hanno visitata già più di 5.000 subacquei e resterà sul fondo della Y fino a fine maggio. La NASA ha consegnato il progetto originale alla Y-40, che in 3 settimane di lavoro è riuscita a realizzare alla perfezione il modulo lunare. Adesso la Y-40 è diventata davvero un parco giochi incredibile, unico e originale.